Benvenuti a Terra Madre, salone del gusto, camera di commercio, stand di maestri del gusto. Abbiamo uno dei simboli dell'erba luce di Caluso, vino della provincia di Torino, Cech. Grazie. Cosa ha significato per voi essere maestri del gusto? Beh, essere maestri del gusto è un riconoscimento importantissimo, perché significa far parte di un progetto che premia non solo la qualità organolettica dei prodotti, ma anche la qualità di tutto quello che avviene dietro le quinte, che il pubblico spesso non vede. Quindi l'applicazione delle normative più stringenti e l'applicazione di tecniche di qualità in tutti gli aspetti della produzione. Ma voi, come altre cantine che sono presenti nella provincia di Torino, fate parte di Torino Doc. Cosa vi ha portato come valore questo progetto? Il progetto Torino Doc è stato di aiuto fondamentale e lo è tuttora, in un momento in cui fortunatamente la città di Torino sta vivendo un momento di prosperità turistica. Quindi è uno strumento per far conoscere le nostre produzioni, il nostro territorio e i nostri vini a un pubblico amplissimo, perché la pubblicazione è bilingue e appunto penso ci aiuterà anche in futuro ad avvicinare un pubblico anche internazionale sempre più vasto. Una domanda semplice, cosa significa fare vino oggi nel 2024 in provincia di Torino? Diciamo che questa una domanda di riserva non ce l'hai, perché è stata un'annata difficile sia per motivi climatici che per motivi legati epidemiologici. Abbiamo avuto nella nostra zona dei problemi di gelate primaverili notevoli. Alcune zone delle nostre hanno patito delle grandinate importanti e dunque i lunghi prolungati periodi di pioggia hanno portato alla prosperità delle muffe e degli attacchi fungini. Ciononostante, diciamo, tutti quanti noi siamo riusciti ad ottenere dei prodotti di qualità. Magari sulla quantità saremo un pochino più ristretti rispetto agli altri anni, ma nonostante tutto siamo fiduciosi di poter portare anche quest'anno dei prodotti validi sulle tavole della provincia e non solo. Grazie mille e buona Terra Madre. Grazie.